Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam Madau. Ciao a tutti gli ascoltatori che seguono Radio Dreamland. Oggi vorrei parlare di un essere sfruttato fino all'osso, ovvero del cavallo, e ancor più della sua carne. Quella di cavallo è una carne che purtroppo in Italia si continua a mangiare, pensando che faccia bene, che sia magra e che contenga molto ferro, e faccia bene agli anemici, ai bambini e agli anziani in primis. In realtà non è così, e questo tipo di carne può nascondere insidie, a partire dalla sua provenienza, che può non essere ben controllata. Arrivare da animali sportivi a fine carriera, a cui sono state date sostanze ad attività antidolorifiche e antinfiammatoria, somministrate spesso in questi animali per mantenere e richiedere delle performance molto stressanti. Oppure con dei problemi di tracciabilità o di sicurezza di provenienza. Perché intanto la carne di cavallo può presentare ancora oggi il pericolo che provenga da cavalli non destinati alla produzione alimentare. Si tratta di animali da corsa, da trotto o utilizzati come animali da compagnia, appartenenti a privati cittadini che, arrivati a fine carriera, vengono macellati in modo fraudolento per essere inseriti sempre in modo fraudolento nel circuito della carne di cavallo alimentare. Bisogna sapere che per i cavalli dovrebbe esistere un doppio circuito. Il primo comprende animali da reddito, classificati dagli addetti ai lavori come DPA, cioè destinati alla produzione alimentare, allevati per essere macellati e sottoposti a regole precise. Una dieta composta, per esempio, solo da alcuni mangimi, cure solo con alcuni farmaci, rispetto dei tempi di sospensione di questi farmaci prima della macellazione per metabolizzare eventuali, appunto, problematiche con questi medicinali. Una scheda di filiera per registrare tutti i trattamenti veterinari e i vari spostamenti effettuati dalla nascita fino al macello, come avviene anche per i bovini. In Italia ogni anno si macellano 6.000 cavalli provenienti da questi allevamenti, destinati a trasformarsi in bistecche. Si tratta di una cifra pari al 10% circa di tutti i capi macellati. Poi però esistono circa 800.000 cavalli sportivi, che possono essere allevati in due modi. Il primo gruppo comprende quelli che rispettano le regole alimentari, classificati come destinati appunto alla produzione alimentare, DPA. Sono il 40% circa e a fine carriera finiscono nei macelli per essere trasformati in bistecche. In Italia se ne macellano anche fino a 35.000 capi all'anno. La restante quota proviene da altri paesi europei. I cavalli sportivi non destinati alla produzione alimentare e classificati anche come non DPA sono la maggioranza, oltre il 60%, e vengono trattati spesso con antinfiammatori e antibiotici necessari per curare le patologie tipiche da sforzo. La legge europea è severa e il cavallo sportivo non DPA, quindi non destinato a produzione alimentare, quando va in pensione a fine carriera, quindi circa l'età di 8-9 anni, oltre a non poter essere macellato, non può essere abbattuto. È vietato dal codice penale. Per legge, la carne non può essere utilizzata nemmeno per mangime per cani o gatti. L'unica soluzione per il proprietario è mantenere l'animale fino alla morte, con costi molto elevati sia per il vitto e l'alloggio. I cavalli, tra virgolette, in pensione sono tanti, quelli riciclati in maneggi e altre strutture sportive sono pochissimi. In questa situazione i proprietari degli animali hanno due possibilità: mantenere un cavallo che non fa niente fino alla morte e sobbarcarsi poi anche le spese di incenerimento quando muore, oppure trovare soluzioni più facili anche se illegali. In Europa i controlli non sono così ricorrenti, le pene non sono così severe e il guadagno è interessante. E quindi diventa probabile la commercializzazione di questa carne in modo fraudolento, mischiandola a carne di bovini, per esempio. Purtroppo ancora ci sono animali che arrivano dalla Francia, dalla Polonia e da altri paesi per essere macellati da noi. Ma tocca a questi paesi garantire che gli animali siano sani e provengano solo dal circuito dei cavalli sportivi DPA. Ma succede che i controlli in altri paesi siano pochi rispetto a quelli italiani e i controlli nella filiera del cavallo non sono così diffusi. Tra l'altro c'è da sapere che il sapore della carne di cavallo è un sapore dolciastro che non a tutti piace.
Ma è successo che fin dal secondo dopoguerra, del secolo scorso, si è diffusa l'idea che la carne equina è un tipo di carne estremamente energetico. Nello specifico, è la varietà che apporta la maggiore quantità di ferro rispetto alle altre carni, 3,9 mg ogni 100 g di carne, cioè più del doppio rispetto alla carne bovina e più del triplo rispetto a quella di pollo e di tacchino. E così è entrata nel luogo comune che possa far bene a chi soffre di anemia, ai bambini, alle donne in gravidanza, agli anziani, ai convalescenti e agli sportivi. Anzi, evidenziando che 100 grammi di carne di cavallo apportano 21 grammi di proteine. E poi ancora, la carne equina viene definita piuttosto magra. Le carni magre contengono al massimo 5 grammi di lipidi ogni 100 grammi di carne cruda, mentre quelle grasse ne contengono da 5 a 40 grammi. E 100 grammi di carne di cavallo, carne cruda, ne contengono 5 grammi. Ma in realtà la quantità di colesterolo è uguale a quella di altre carni a cui viene, per esempio, allontanato il grasso dal pezzo, e quindi come un pezzo di parte muscolare di pollo o di bovino. E poi, però, sempre di carne rossa si tratta, e quindi, soprattutto nei casi di uricemia e ipercolesterolemia, è meglio limitare il più possibile, comunque, il consumo di tutti i tipi di carne, compresa quella equina. Ma soprattutto sarebbe da evitare il suo consumo, come per le altre carni, proprio per prevenire queste malattie, oltre anche all'insorgere del diabete di tipo 2, delle malattie cardiovascolari e delle neoplasie prima di tutto. Forse serve fare una piccola precisazione su quali sono le carni rosse, quelle che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sarebbero da evitare nella nostra alimentazione. Nella categoria della carne rossa, che contiene più mioglobina della carne bianca, di pollame, di pesce, troviamo la carne bovina, cioè il vitello, il vitellone, il manzo, il bue e le mucche. La carne equina, ovvero il cavallo e il puledro, e troviamo la carne ovina, caprina e la carne di maiale. Tutte carni che derivano dalla macellazione di questi animali. Tra l'altro ci sono dati che non sono così risaputi riguardo il consumo della carne di cavallo. Intanto, proprio l'Italia è il primo paese in Europa per consumo di carne di cavallo. Più di 250.000 cavalli vengono macellati ogni anno in Europa, di cui 25.000 solo in Italia, che è anche il maggiore importatore al mondo di questa carne, dove purtroppo gli spostamenti dei cavalli prevedono viaggi lunghissimi e così stipati sui mezzi di trasporto, tanto da subire lesioni e da sviluppare frequentemente quella che viene chiamata la febbre da trasporto, che è una malattia respiratoria causata dal trasporto su lunghe distanze, con la perdita di peso, affaticamento e disidratazione. Insomma, situazioni estreme, così come capita purtroppo anche con gli altri animali da macellare, come pecore, agnelli, maiali, bovini. Fortunatamente ci sono paesi un po' più avanti, come la Grecia, che proprio già 3 anni fa ha abolito la macellazione dei cavalli. Infatti, la macellazione dei cavalli e il loro conseguente utilizzo nella produzione di carne, pellame, medicinali e prodotti derivati è vietato in Grecia, così come lo è per i cani e i gatti. La decisione è stata inserita con un emendamento alla legge 4711 del 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale greca il 29 luglio 2020. In pratica l'obiettivo è stato raggiunto con una semplice aggiunta a una legge. Ma da noi non è ancora così. E oggi Animal Equality sta raccogliendo le firme per lo stop alla macellazione dei cavalli anche in Italia, dopo aver indagato sulla macellazione di questi poveri animali nel nostro paese, in Spagna e in Messico, documentando delle scene che troppo spesso vedono l'uccisione di animali ancora coscienti, costretti a sopportare dolore e delle sofferenze veramente allucinanti. E poi ancora, e purtroppo, il cavallo in vita non se la passa proprio bene. È utilizzato in tutta la filiera di sfruttamento, nello sport, ovvero l'ippica, nelle corse, nel divertimento, nei trasporti, nei lavori pesanti, nell'industria della carne e della sperimentazione animale. Pensiamo già solo a come possa ancora esistere il Palio a Siena, una città così all'avanguardia per alcuni traguardi scientifici che vanta anche una università prestigiosa, ma una città che poi si piega a interessi politici e speculativi.
fino a lasciar credere che, proprio citiamo, il cavallo sia nato per correre e che se si riesce a mettere in sicurezza la pista della piazza del campo dove si corre il palio, non ci sarebbe più traccia di violenza su questo animale da parte della città. Insomma, questa la dice già lunga sull'insensibilità e il non riconoscimento di un altro essere che ha diritto alla sua vita in modo consono alla sua etologia. Perché alla fine, ma ci siamo mai domandati chi è il cavallo? Ce lo spiega bene il presidente dell'Italian Horse Protection, Sonny Ricchichi, che dice: in realtà il cavallo è una preda ed è adatto alla corsa proprio per sfuggire al predatore e non certo per correre negli ippodromi o gareggiare per l'uomo. Praticamente nella stragrande maggioranza dei casi il cavallo vive una vita innaturale, possibile fonte di danni fisici e soprattutto comportamentali anche gravi. Un cavallo che vive 23 ore al giorno chiuso in un box non ha la possibilità di fare tutte le cose che farebbe in natura: pascolare, socializzare con i propri simili, muoversi in grandi spazi, eccetera. Ed è vero, è tutto vero questo. Invece la sua vita che cos'è diventata? Chiuso in un box, costretto a correre per il volere umano, costretto a trascinare pesanti carrozze per le città d'arte e alla fine del suo utilizzo ucciso in un macello e poi mangiato. È davvero una tristezza, perché è una vita senza vita questa, che è lo stesso destino di tutti gli animali da reddito, sfruttati e cresciuti per essere mangiati. Che poi, anche quella di cavallo è sempre carne. E ricordiamoci che la carne è dannosa per il nostro organismo e la ricerca scientifica seria è chiara su questo. Basti pensare, per esempio, all'aldeide malonica, che è una sostanza presente nei grassi di origine animale e coinvolta nell'insorgenza del cancro, in quanto si tratta di una molecola mutagena potenzialmente cancerogena che deriva dall'ossidazione dei grassi animali, che si trova sia nella carne cruda che in quella cotta. Anzi, la cottura accelera l'ossidazione di questi acidi grassi, portando a triplicare il quantitativo di questa sostanza nella carne. Lo stesso riguarda anche gli alcaloidi cadaverici come la cadaverina, la putrescina, l'indolo e lo scatolo, che sono molecole prodotte dal catabolismo della putrefazione, che è un processo che ha subito inizio fin dal momento in cui l'animale viene ucciso, come avevamo già tra l'altro accennato altre volte parlando dei danni della carne come alimento. E poi ancora c'è il benzopirene, che è una molecola che si sviluppa in cottura e che è considerata certamente cancerogena, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha collocata nel gruppo 1A delle sostanze considerate cancerogene certe per l'essere umano, che si produce con la combustione, esattamente come per le sigarette. In particolare è la cottura della carne a dare il via alla formazione di questa molecola, specialmente se fatta alla brace. E per dare un'idea di queste, delle dimensioni del problema, basti pensare che un chilo di carne cotta alla brace produce lo stesso quantitativo di benzopirene prodotto dalla combustione di 600 sigarette. Quindi, se fumare fa male alla salute, pensate la carne. E poi ancora, cibarsi di carne aumenta il carico acido della dieta e questo sottopone il nostro organismo a intervenire con i cosiddetti sistemi tampone, che sono costituiti da sali minerali alcalini, come ad esempio il calcio e il magnesio. E questi però, alla fine, il nostro corpo li preleva dalle sue riserve, specialmente lo scheletro. Ecco perché anche e soprattutto chi soffre di osteoporosi e di osteopenia, cioè di ridotta densità ossea, dovrebbe evitare il consumo di carne e derivati animali. E ancora in ultimo, c'è ancora un problema indotto dal cibarsi di carne, pesce e derivati animali, e si tratta dei cibi che vanno a squilibrare la quantità di colesterolo presente nell'organismo, e questo può rappresentare un rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari. Il colesterolo esogeno, cioè quello che viene introdotto, aumenta il rischio di incorrere in ictus, infarti e altre problematiche relative a patologie cronico-degenerative. Insomma, si può evincere come mangiare carne sia solo una vecchia e cattiva abitudine e sicuramente non è buona cosa, né per noi e nemmeno e soprattutto per chi viene mangiato. Ma adesso fermiamoci un momento per la pubblicità. Radio Dreamland. Share the vision.
figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in Piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com. Radio Dreamland. Share the vision. Rieccoci con Vegan C. E a proposito di quota proteica e quota di ferro, non è indispensabile averli da una dieta carnea, come si crede ci sia per esempio nella bistecca o nel tritato di carne di cavallo, anzi, dal mondo vegetale abbiamo tutto quello che ci serve in fatto di questi due nutrienti. Intanto, per quanto concerne l'apporto di ferro, l'alimentazione vegan è quella più ricca di ferro, più ricca di quella latto-ovo vegetariana e anche più ricca di quella onnivora. Per esempio, i fagioli secchi, le lenticchie secche e le verdure a foglia verde scuro rappresentano delle fonti di ferro particolarmente ricche, più che la carne, se si va a vedere il contenuto di ferro in rapporto alle calorie. L'assorbimento del ferro viene poi esaltato se in associazione ai cibi che lo contengono si consumano cibi contenenti la vitamina C. Il ferro degli alimenti è presente in due forme, il ferro eme, che è quello più facilmente assorbito, e il ferro non eme, che è molto più sensibile alle sostanze che inibiscono l'assorbimento, come per esempio il tè, alcune tisane, il caffè, il cacao, alcune spezie, le fibre, il calcio, i derivati, il latte e i suoi derivati e i fitati. C'è tutte le sostanze invece che ne facilitano l'assorbimento, primis e la vitamina C e poi anche altri acidi organici presenti nella frutta e nella verdura. E poi ancora aiutano e facilitano l'assorbimento la lievitazione, la germogliazione e la fermentazione, l'ammollo e la precottura. Il ferro non eme costituisce la totalità del ferro contenuto nei cibi vegetali, ma costituisce anche il 60% del ferro contenuto nelle carni, e questo significa che solo il 40% del ferro della carne è rappresentato da ferro eme, e non la sua totalità, contrariamente a quanto molti credono. In più, è dimostrato che la carenza di ferro non ha un'incidenza maggiore nei vegetariani rispetto ai carnivori, e il fabbisogno di ferro dei vegetariani può essere considerato quasi sovrapponibile a quello dei non vegetariani. E poi, visto che una dieta 100% vegetale risulta essere più ricca di ferro rispetto a una onnivora, è chiaro come non possano esserci aumentati pericoli di carenza di ferro, anzi. È importante non commettere però l'errore di caricare l'organismo di ferro, integrandolo da integratori o da cibi animali, nel tentativo di contrastare le anemie, perché il ferro non viene assorbito dall'intestino oltre una certa soglia e al contrario, se si accumula nei tessuti, può causare dei danni all'organismo. Vanno assicurate quindi delle assunzioni adeguate di ferro con la dieta, come per chiunque, quindi, e non di più. E questo si ottiene privilegiando i cibi vegetali, ricchi di ferro, e quindi la verdura verde, i legumi, i semi e la frutta secca. Facciamo degli esempi, no? Rispetto agli alimenti vegetali più ricchi di ferro. Per esempio, in 100 grammi i semi di sesamo ne contengono 10,4 mg, il germe di grano ne contiene 10, i fagioli secchi e le lenticchie 8, la soia e la farina di soia 7, i ceci secchi 6,5, addirittura anche il muesli ne contiene 5,6,
Il lievito di birra ne contiene 5, i piselli secchi 5, la farina di castagne 3,2, albicocche, fichi, prugne e prugne secche tra i 3 e i 5. E così il paragone è presto fatto. La tanto enfatizzata carne di cavallo, che viene esaltata al primo posto fra le carni animali, che apporta 3,9 mg di ferro, quindi meno della metà della stessa quantità di fagioli borlotti, no? Che invece ne hanno 8. E seguono poi l'agnello con 3, il vitello con 2, il vitellone con 2, il maiale, il tacchino con 1,7, la gallina 1,6. Quindi addirittura persino le albicocche abbiamo visto che o i fichi o le prugne secche ne hanno di più. La verdura, quella classica, non è invece un'abbondante fonte di ferro, a parte alcune erbe aromatiche come la menta, il rosmarino, il basilico, il prezzemolo e le spezie come il pepe, che anche se si usano in piccole quantità hanno un contenuto notevole di ferro, più delle carni. E delle verdure, quelle a foglia, fanno eccezione però il radicchio, che ne ha 8 mg, la rucola, che ne ha più di 5 mg, e gli spinaci ne hanno 2,9 mg, anche se gli spinaci, essendo ricchi di fitati, tendono a catturare il ferro riducendone l'assorbimento. E per quanto riguarda le proteine, come sostituirle a quelle animali in formati conosciuti e a cui si è abituati, come la bistecca, il trito, l'arrosto? È vero che in Italia siamo abituati a questi pezzi più che agli hamburger. E, insomma, tra le molte proposte, e tra l'altro Made in Italy, ce n'è una di cui avevo già accennato in trasmissioni precedenti e alcuni ascoltatori mi hanno chiesto di riparlarne, ed è quella del muscolo di grano, cioè un preparato vegetale ricco di proteine, facile da preparare e pronto in tavola in pochi minuti. Di questo c'è il taglio del filetto, per esempio, che in questo modo, risparmiando l'animale mammifero di turno, bovino, equino o suino, si presenta sottile e naturale, senza additivi e, grazie all'apporto maggiorato di proteine e fibre, all'esclusione del colesterolo e degli OGM, è pronto da mettere in padella, semplicemente con rosmarino e un filo di olio, per esempio, oppure con altre erbe aromatiche, ed è proprio esattamente poi il risultato come la classica bistecca. È un alimento, questo del muscolo di grano, che ha delle proprietà spiccate, proprietà proteiche, e le proteine derivano dal glutine del grano, dalle lenticchie e dalla soia. La fonte lipidica è praticamente semplicemente quella dell'olio extravergine di oliva, e quindi il tutto è di ottima qualità. Infatti queste le prerogative di questo prodotto sono che è un prodotto artigianale italiano, proteico appunto, senza colesterolo e senza conservanti, non ha nitriti e nitrati né coloranti, che e quindi questo è ancora un ulteriore pregio. L'apporto calorico è intorno al 140-150 kcal per 100 grammi ed è l'equivalente di una fettina molto magra o di una fettina di carne di cavallo. Questo muscolo ha un valore nutrizionale simile alla carne, ma è completamente vegetale e quindi è ideale per chi vuole avere un'alimentazione nutriente, gustosa, ma anche mantenendo i sapori della cucina mediterranea. Il frumento e i legumi sono gli ingredienti di base e rendono quindi il muscolo di grano più completo addirittura del seitan, della soia o del tofu, ma soprattutto è proprio un valido sostituto per chi decide di limitare o abolire dalla propria alimentazione il consumo di carne e di pesce, seguendo un'alimentazione priva di grassi e colesterolo, come abbiamo detto, additivi oppure OGM, ma anche priva di ormoni e di antibiotici. Della stessa linea ci sono anche gli affettati, tra l'altro, e così oggi è possibile avere una grande varietà di piatti sfiziosi, pronti in pochi minuti e rispettosi della vita degli animali. Il muscolo di grano, tra l'altro, è stato ideato da Enzo Marascio nel 1991, quando c'era poco sul mercato in fatto di lavorazione delle carni, tra virgolette, a base vegetale.
A oggi risulta essere un prodotto innovativo e tradizionale allo stesso tempo, in linea con i più popolari piatti della nostra cucina, dove il grano usato è il grano Senatore Cappelli e la farina di lenticchie sono quindi ben combinati con gli aromi, le spezie, le erbe e i fiori del Mediterraneo, e quindi è conosciuto e apprezzato non solo nelle cucine italiane di vegetariani e vegani, dove i tagli proposti sono come la copia dell'arrosto, la copia della bistecca, la copia del filetto, dello spezzatino, del ragù macinato e persino della porchetta. Ma tutto 100% vegetale e versatile, senza rinunciare alle proprie ricette classiche. Però non è solo appunto apprezzato in Italia, ma anche all'estero. E poi la qualità degli ingredienti selezionati e anche il fatto che sia un prodotto artigianale sono parte di questa preparazione del muscolo di grano. E viene fatto al momento giornalmente, cioè, e quindi è un prodotto che, se si vuole, è un buon apprezzamento anche per il Made in Italy. Rispetto ai suoi ingredienti, che sono semplici e completi, abbiamo detto che c'è la farina, le proteine del frumento, la farina di lenticchie, la farina di soia, acqua, olio extravergine d'oliva e sale marino. E da un punto di vista nutrizionale, su 100 grammi c'è un grammo di grassi, che sono 0 quelli saturi, carboidrati 0,1 grammo, zuccheri 0, fibre 0,7 e 17,5 grammi di proteine. Insomma, un piatto completo a base di questi elementi naturali e vegetali, frumento e legumi, che essendo a base di farine non ha neanche il problema delle cuticole dei legumi che possono dare noiosi gonfiori allo stomaco e all'intestino. E poi risulta essere un'ottima combinazione di questi nutrienti, che può essere usata per la preparazione di menù a seconda del proprio gusto e delle proprie abitudini culinarie, e quindi versatile da accompagnare con verdure cotte o fresche a seconda della stagione. E tra l'altro, essendo ogni prodotto sottovuoto, non ha bisogno di essere conservato in frigo o in freezer, e così è anche comodo da portarsi per esempio nella casa in vacanza, in campeggio, eccetera. Comunque vale la pena di provare questa alternativa vegetale alla carne, perché alla fine mangiare vegetale fa solo bene a noi, agli animali e al pianeta. Bene, prima di salutarci vi ricordo che intanto scegliere vegan è facile, e molti argomenti di alimentazione vegana li potete trovare sulla rivista online Shan Newspaper al sito www.shan-newspaper.com. E per finire, rimanete connessi qui su www.radiodreamland.it. Un saluto a tutti da Miriam Madau e alla prossima!